Hey guys, il video di oggi sarà un makeup tutorial su questo look che vedete qui. Ho pensato di creare un makeup look che fosse super glam, ma che allo stesso tempo fosse veloce e semplice da ottenere e che andasse bene per tutti quanti. Ho pensato di creare questo tutorial per quei giorni in cui magari vogliamo sentirci belle, essere in ordine, magari dobbiamo uscire, ma non vogliamo spendere 3 ore del nostro tempo a truccarci, vogliamo qualcosa di veloce, di semplice, ma che comunque attiri l'attenzione. Spero tantissimo che questo video vi piaccia, se siete nuovi qui non dimenticate di iscrivervi e direi che possiamo cominciare. Inizio con il primer e oggi utilizzerò questo qui di Smashbox che è il Pore Minimizing Photo Finish Foundation Primer. Questo qui è un primer che va a minimizzare i pori e potete utilizzare qualsiasi primer sia di vostro gradimento, quindi qualsiasi primer che possa aiutarvi a risolvere i problemi che avete, se avete magari la pelle secca, se avete la pelle grassa come la mia. Ovviamente questo step non è necessario, soprattutto se siete magari già abbronzate e non avete bisogno di applicare il fondotinta, per cui io vi consiglierei di saltare il primer, saltare il fondotinta e applicare magari anche solo la protezione solare in modo da avere comunque una protezione per la vostra pelle. Siccome io sono ancora totalmente pallida perché non sono ancora riuscita a prendere neanche un minimo di sole, un minimo di abbronzatura, in questo video metterò il fondotinta, voi non sentitevi in obbligo di utilizzarlo. Se avete un'abbronzatura e avete appena reso questo tutorial di 5 minuti invece che di 10. Come fondotinta vado ad applicare una combinazione tra il Too Faced Born This Way e il NARS Natural Radiant Longwear Foundation. Yeah, me lo sono ricordata. Onestamente, se volete rendere questo look ancora più veloce, se non avete l'abbronzatura, vi consiglierei di usare un fondotinta in stick come questo qui, che è il Makeup Forever Ultra HD. Io in questo momento ho un colore che è troppo chiaro per me e questo fondotinta è quasi completamente finito. Se volete risparmiare ancora più tempo, vi consiglierei di usare questo qui in stick perché è ancora più veloce, è ancora più semplice da utilizzare. Fate qualche riga sul viso e poi andate a sfumarlo ed è fatta. Quando voglio risparmiare tempo, invece di usare una spugnetta come questa qui di Real Techniques o la Beauty Blender, preferisco usare un pennello perché è molto più veloce, appunto, da usare. Fa il lavoro in modo più semplice, più efficace, cioè più efficace magari no, ma molto più velocemente. E in realtà io questa routine l'ho pensata per quelle volte in cui magari, non lo so, dovete uscire o anche solo se volete sentirvi un po' più glam, un po' più sistemate, a posto, eccetera, senza spendere necessariamente 2 ore a truccarvi, soprattutto adesso in estate. Insomma, chi è che ha voglia di spendere ore e ore a truccarsi? Io. Io sempre. Ma diciamo che in questo periodo, con questo caldo, più è veloce, semplice e meglio è. E vi dico la verità, questo trucco si basa al 90% sulla base, sulla pelle. Secondo me quello che lo rende più speciale, diciamo, è il fatto di prendersi più cura della pelle, di fare più attenzione a che cosa si usa. Se avete la pelle secca, questa routine è perfetta per voi perché potete usare un bel fondotinta luminoso e avere una pelle super luminosa e sana e pulita, semplice. Se avete la pelle grassa come la mia, potete comunque ottenere questo look. Ci vuole magari qualche piccolo accorgimento in più, ma si può fare. Come vi dicevo, questa routine si basa tantissimo sulla pelle, quindi voglio usare un illuminante liquido. Questo qui è di Becca ed è uno Shimmering Skin Perfector liquido nella colorazione Opal. Questo è uno step extra che però secondo me fa un sacco di differenza. Vado ad applicarne un po' sugli zigomi e poi vado a sfumarlo inizialmente con le dita. Questo potete farlo anche con la spugnetta direttamente, dipende da che cosa vi è più comodo. E ci sono diverse colorazioni di questo prodotto qui di Becca. Il mio preferito per ora è, cioè l'unico che ho provato in realtà, è questo qui nella colorazione Opal e mi piace tantissimo. È leggerissimo sulla pelle, quindi non lo sentite neanche. E appunto, se avete già un po' di abbronzatura, potete usare direttamente questo qui, direttamente sulla pelle, andare a picchiettarlo e questo è l'effetto che dà, super glowy. Ora vado a coprire le occhiaie con un po' di correttore. Di nuovo, se siete già abbronzate, potete usare un po' di correttore, l'illuminante liquido, andare a settare le due parti e
avete praticamente finito. Uso questo correttore qui di Nabla, che è il Close Up Stay Full Smooth Concealer. Mi sto trovando benissimo con questo correttore, è veramente full coverage. E anche questo qui è abbastanza leggero sulla pelle. Vado a sfumarlo con la spugnetta di Real Techniques. Vado a settare il viso e per farlo uso questa cipria in polvere qui, che è la Coty Airspun Loose Face Powder. La mia è nella colorazione Translucent, quindi è quella in colore. E io ho la pelle grassa soprattutto nella zona T, quindi devo necessariamente andare a settare il fondotinta e il correttore, altrimenti entro qualche ora non ci sarà più niente. Se avete l'abbronzatura già a posto e avete messo soltanto il correttore e l'illuminante, potete andare a settare solo il correttore dove l'avete messo senza andare a settare l'intero viso. Una volta che anche il viso è settato ed è a posto, possiamo passare alla terra abbronzante, blush, illuminante, eccetera, alle polveri. E secondo me il segreto per risparmiare più tempo possibile è avere una palette che contenga tutto quello che vi serve, che sia lì già pronta, già posto, in modo da aprirla e avere tutto a portata di mano. Non deve necessariamente essere questa qui di Smashbox, può essere anche questa qui di NYX, non ha nessuna importanza, però penso sia molto più veloce e più semplice avere tutto a portata di mano piuttosto che andare a prendere il blush e la terra abbronzante e l'illuminante. Questo qui è il Cali Contour di Smashbox. All'interno è fatto così, c'è la colorazione per il contouring, l'highlighting, terra abbronzante, blush e due illuminanti al centro. C'è tutto quello che vi serve. Detto questo, se voglio fare un trucco da 10-15 minuti al massimo, mi dispiace ma non starò lì a fare contouring, highlighting, chi più ne ha più ne metta. Vado semplicemente a usare un po' di terra abbronzante e un po' di blush. Quindi inizio con il prendere questa terra abbronzante qui nell'angolo e vado velocemente ad applicarla solo per dare un po' più di colore. E non è detto che questo look sia per forza estivo, potete utilizzarlo anche in autunno, in inverno. È velocissimo, semplicissimo e secondo me super glam. Ora vado a utilizzare il blush e uso di nuovo questo qui della stessa palette e ora vado a prendere l'illuminante e uso una combinazione tra i due, quindi vado a mischiarli insieme e vado a settare l'illuminante liquido che abbiamo usato inizialmente. Gli illuminanti di questa palette non sono super abbaglianti, ma sono più un glow from within, come se fosse la pelle a essere luminosa e non necessariamente l'illuminante che abbaglia. Se nel processo magari pensate di non aver sfumato bene, non lo so, la terra o il blush eccetera, basta prendere il pennello che avete usato per la cipria e andare a sfumare il tutto. Se volete potete aggiungere altra cipria, altrimenti non è necessario, potete usare quella che è avanzata sul pennello. Adesso vado a usare un setting spray sul viso per andare a mischiare bene le polveri con i liquidi e i miei due preferiti al momento sono il Fix Plus di MAC Cosmetics e questo qui di Too Faced, che è il Peach Mist Mattifying Setting Spray. Questo qui è veramente matte, quindi vi rende la pelle opaca, ma mi piace tantissimo l'effetto che dà perché va a mischiare bene tutto quanto e sembra tutto molto più naturale. Per il look di oggi, siccome vogliamo essere concentrate molto sulla pelle, vado a usare il Fix Plus di MAC Cosmetics, che è molto più luminoso rispetto a quello di Too Faced. Come potete vedere ora la pelle è super luminosa, super luminosa. Adesso passiamo alle sopracciglia per velocizzare del 90% più o meno il processo e credetemi, io sono la prima a odiare tutto il processo delle sopracciglia. Il fatto di dover passare 3 ore a disegnare delle sopracciglia che alla fine saranno totalmente diverse l'una dall'altra, quindi credetemi, io vi capisco. Per velocizzare il processo io personalmente uso un mascara colorato per sopracciglia. Il mio preferito è questo qui di Benefit, che è il Gimme Brow, altrimenti mi piace tantissimo il NYX Tinted Brow Mascara. Vado a usare questo qui di NYX, vado a pettinare le sopracciglia e come vi dicevo questo è un mascara colorato. Quindi come potete vedere, mano a mano che io lo passo, le sopracciglia ovviamente si colorano e diventano più scure, più piene, va automaticamente a riempire quei buchetti. Non necessariamente va a coprirli tutti, ma questo lo risolviamo tra un minuto. E un mascara colorato per le sopracciglia secondo me salva il 90% del tempo.
perché effettivamente voi andate già a coprire, andate già a fare la maggior parte del lavoro senza rendervene conto. E ora, se le vostre sopracciglia sono come le mie e quindi non sono perfette solo passando un mascara colorato, vi consiglierei di usare o una matita oppure una pomata, comunque un qualcosa di velocissimo. Io userei personalmente una matita, in questo momento non ne ho più neanche una del colore che vorrei. Quindi vado a usare il Cabrow di Benefit e vado solo a riempire quelle parti che il mascara non ha riempito e a correggere dove ne ho bisogno. Anche per quanto riguarda gli occhi voglio tenerli il più semplici possibile, quindi vado a prendere questo ombretto nero qui di Make Up Geek, credo che sia nella colorazione Corrupt, e vado a prendere questo pennello qui che è un G28 di Morphe. È un pennellino sintetico con le setole cortissime e non dovete essere precise in alcun modo, potete fare questo lavoro anche con una matita. E vado solo nell'angolo esterno dell'occhio, vicino all'attaccatura delle ciglia, e nella lower lash line, sempre all'attaccatura delle ciglia. E ora prendo un pennellino a penna e vado semplicemente a sfumare il colore. Non siete neanche obbligati a usare questo ombretto, sinceramente potete anche solo saltarlo e passare al mascara. E come mascara vado a usare il Bad Girl Bang di Benefit. Questo mascara sinceramente non lo uso proprio spessissimo, ma non è per niente male. L'unica cosa è che ho notato che se fa tanto caldo tende a trasferirsi. Però guardate che differenza tra un occhio e l'altro. Personalmente quando penso a un trucco super glam non riesco ad escludere le ciglia finte, perché penso che siano quello step che rende il tutto 10 volte più glam, più messo insieme, più femminile e non lo so, io personalmente amo le ciglia finte. Se voi ci mettete un sacco di tempo a metterle perché magari non siete esperte, non le usate spesso, saltate questo step, già solo con il mascara va benissimo. Usando le ciglia finte molto spesso sono diventata abbastanza veloce ad applicarle, al punto che mi ci vogliono circa 2 minuti per metterle, per cui non sentitevi obbligate a indossare le ciglia finte, non è necessario, solo con il mascara va assolutamente benissimo. Come ciglia finte vado a usare le Fitarette di House of Lashes, e queste sono le mie preferite se voglio qualcosa di leggermente glam ma che non sia troppo in là, troppo esagerato. Mentre la colla per ciglia finte si asciuga, vado ad applicare il rossetto e ci sono tre opzioni. Io ho optato per un bel rossetto rosso perché penso che soprattutto in estate, con la pelle abbronzata, un po' luminosa, delle belle ciglia lunghe, sia il look ideale. Per cui ho deciso di optare per un rossetto rosso e ho tre opzioni diverse in base al vostro livello di esperienza. La prima opzione è questa matita qui di ColourPop, che è un Lip It To Go nella colorazione Bossy. La seconda opzione è un rossetto liquido di ColourPop in collaborazione con I Love Sarai nella colorazione Arriba. E l'ultima opzione è questo qui di Fenty Beauty, che è uno Sana Lip Paint nella colorazione Uncensored. L'unico problema è che questo qui è molto liquido come rossetto, quindi è abbastanza difficile da applicare. Ho deciso di optare per questo Lip It To Go di ColourPop nella colorazione Bossy. Vado a disegnare il contorno labbra con la matita e poi vado a riempirlo con il rossetto. Ok, ora che lo vedo indossato non è decisamente il rosso che vorrei, quindi lascio il contorno labbra così, ma vado ad applicare sopra il rossetto liquido sempre di ColourPop nella colorazione Arriva. Ok guys, questo qui è il look completamente finito. Come potete vedere è abbastanza semplice, non ci vuole molto per ottenerlo, soprattutto di nuovo se siete già abbronzate. Rossetto, ciglia finte, illuminante e siete a posto. Io personalmente amo questo look, secondo me è super glam, allo stesso tempo è semplice da ottenere, veloce e fate la vostra figura, diciamoci la verità. Spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto, se è così non dimenticate di lasciare un bel like e come sempre, thank you so much for watching e ci vediamo al mio prossimo video. Ciao!